Eccoci qui, Ecco. una piccola attesa, sa, tanti L'Istituto Maria pazienti. Teresa lo sappiamo. Non pensavo poi che si fosse, mi ha parlato più Sì, volte. sempre detto, dice mia figlia carina. Molto, Giardino, molto, il fiore. molto. Che fiore. Io inizierei la visita, signorina. Certamente. Signorina, si spogli. No, dottor, guardi, scusi, non è la vista a lei, è a me. Ah, a lei. Sì, mi spoglio, dottore. No, faccia vedere la lingua. Che giornata. Sì. E allora? Che mi devi dire? Luca, io... Dimmi, dai, Ti devo dimmi. parlare, però... Capisci, per me non è facile. Perché? Perché? Perché la nostra relazione non può continuare. Dobbiamo darci un taglio. Come un taglio? Sì, Luca, io ti lascio. No. Sì? Perché? Come perché? Perché non va bene. Chi l'ha detto che non va bene? Dai, non puoi dire questo. Sono stato sempre al tuo fianco. Ma ti rendi conto quello che dici? Cioè, ricordati, sei stato in ospedale, stavi male. Io ero lì. Morì il tuo cane e io dove stavo? Stavo lì, stavo, dai. E quando sei stata licenziata senza lavoro, io stavo lì. Appunto, porti sfiga! E che cosa? Ogni volta! Angorsi tu! Fa piacere. Luca, ci siamo lasciati, eh? Lontano! Tu da una parte e io dall'altra! Luca, ci siamo lasciati! Non si telefona! Non passare manco vicino a casa, questa scafuola a casa! Ci siamo lasciati, eh! Ciao, Luca! Amore, ti amo. Ti amo. E allora? Era tanto difficile da dire? No, ma adesso puoi abbassare questa pistola? Ti amo, giuro. Come viene bene, vedi? Te l'ho detto prima e te lo dico adesso. Ti amo. A posto. Beh, allora abbiamo finito? Gustavo, sei fantastico, un mago come sempre. Bellissima, divina. Grazie. Ci vediamo la settimana Vai, prossima. cara, Ciao, ciao. caro. Ciao, Ciao, bella, Gustavo. ciao. Ciao. Beh, allora che tocca, andiamo? Gustavo, il mio Ciao. Madonna, come sei forte. Anche tu non scherzi, cara. Grazie. Senti, che facciamo stasera? Un bel caschetto? Non so, uno scalato? O vuoi qualcos'altro? Ma io farei solo una bella coda. Cioè, allora mettiti in fondo là, che nel frattempo servo gli altri 20 clienti. Ti aspetto. Lo farà la coda. Lo farà Megami, beh. Andiamo, ti tocca, andiamo un'altra. Adesso Andiamo. tocca a me. Oh, sorella. Devo fare una messa in chieca. Vieni, cara, accomodati, prego. Sono una storia certa. Buongiorno, buongiorno. Senta, volevo un abito da uomo per me. Veloce però, mi raccomando. Che mi chiede? Ce l'avete, sì o no? Oh, no, ce l'abbiamo. Senta, volevo sapere come genere, diciamo, vogliamo cambiare o restiamo sul rigato? Sì, penso che mi sta bene. Questo ce l'ho da 10 anni e mi ha dato soddisfazione. Complimenti, no, si può Grazie. andare. Hai seguito la prassi? Benissimo, Perfettamente, perfetto. può andare a Può posto. andare. Allora, tenente, possiamo chiamare quest'altro Sì. candidato? Facciamo domanda di letteratura italiana. Letteratura È italiana. semplice la domanda, un certo Benissimo. De Sì. Santis. De Santis. Buongiorno. Buongiorno. De Santis, per lei una domanda di letteratura italiana. Italiana. Ha scritto L'Inferno. Sì? Facile, De Santis, è E facile. infatti, allora, ho scritto in italiano. Famosissimo autore italiano. Infatti. Ha scritto l'inferno. Beh, Naturalmente, il paradiso. paradiso. E il purgatorio. Che è successo? Al paradiso e al purgatorio? L'autore di cui stiamo parlando ha scritto L'Inferno, il paradiso e il purgatorio. Calvario. Beh, Grandissimo autore italiano.
Sì, dunque, diciamo, questo autore, in qualità di autore, voglio dire, ognuno ha scritto L'inferno, il paradiso e il purgatorio. Infatti, l'abbiamo detto poc'anzi. Da, sicuramente un sacco di tempo che... Dicevo, da... Allora, autore italiano... Dan... Dante Alighieri. Appoda, scusi, e se ne va. È normale, quella ha chiamato un altro. Ha chiamato un altro? Come io chiamo? Dante Alighieri. E Dante Alighieri chi è? Oh, salve, senta, mi scusi, ho un attimo che faccio. Vediamo se... Chiedo scusa, cortesemente, è questa la sede degli atei? Non credo, pure io non credo. No, ho detto non credo. Anch'io non credo, se non mica stavamo qua a chiacchierare io e lei. La sede degli atei non è che... Anche perché il pensiero fisso è proprio il non credo. No, nel senso che lei mi ha fatto una domanda e io ho risposto non credo. E certo, anche perché siamo proprio di fronte alla sede degli atei e quindi per un ateo il non credo è credere nel non credo, perché non so non se mi spiega. Senso, intendevo non credo. Zucchero. Sale. Qua. Passato di pomodoro. Io pomodorai. Tu pomodorasti, egli pomodorò. Noi pomodorammo. Voi pomodoraste. Essi pomodorarono. A poi, possiamo andare. Vuoi scrivere? No, come morì. Ma chiudono quelli! Ma guarda, c'è questo ammazzo. Incredibile. Attenzione. Allora, peggio da là. Io deve essere un legame. Beh, quando c'è una certa età. Tutto il giorno a aspettare una cosa. Uscire matti. Dopo. A postissimo. Vedete? Oh, raccontami dell'incidente. Incidente? Quale incidente? Non mi dirai mica che sei nato così. Sei bastardo. Chiami, ci sei tu, chiami. Brando! Buon appetito! Grazie. Ma assaggio. Cazzo, sordo da piatto. Perché sto a dieta. Ah, meno male che stai a dieta. Ma, oh, e ieri che hai fatto? Sei andato a vedere la partita? La partita? Com'è? Ma che cosa mi hai fatto ricordare? Tocco. Su figura io. Perché? Per la fretta. Ma? Sono andato allo stadio con le pantofole. Sì. Come con le pantofole? La capatura. Meno male che giocavamo in casa. Dottore. Madonna, sai, voglio chiamare all'ambulatore. Dottore, che succede? Buongiorno, dottore. Ma guarda, pure qua. Scusa, Corrado. Dottore, cioè io a chiamare sempre in ambulatorio, non risponde nessuno, è chiaro, lei vai, sta qua. Vai, Fufi, vai, bello, vai, Fufi. Posso... Che è successo? Niente, io la cercavo, volevo chiedere una cosa, posso? Cioè, sì, ma io non sono in servizio, io lavoro come tutto il giorno, la settimana, una bestia. Okay. Quando c'è un po' di tempo vengo a rilassarmi qua, ora pure qua deve seccare, non mi lo so io. Mi dispiace che lei lavori per una bestia, ma invece di far venire in ambulatorio... No, lunedì, posso... telefoni... Fammi fare una domanda. È veloce. Velocissimo. Siccome da quando è cominciato questo caldo, che proprio mi opprime, mangio, mi sento gonfio, un ghiomone qua, insomma, io ho paura di ingrassare. Che cosa devo fare per non ingrassare? Signore, è facile. Mangi verdura e frutta. Ah, a posto, verdura e frutta. Dottore, ma la devo mangiare prima o dopo i pasti? Posso mangiare prima?